Io chiedo che nella rivisitazione della legge sugli ecodelitti 2015, abbiamo qua uno dei firmatari, l'onorevole Micillo, sottosegretario all'ambiente, non per caso, quella legge a distanza di 3 anni va tagliandata, ok, perché ha prodotto bellissimi risultati, si deve andare oltre. Io quell'oltre come lo concepisco? Io chiedo il DASPO ambientale. Chi ha inquinato se ne vada dalle nostre terre. Bravo, bravo. Chi ha inquinato se ne vada dalle nostre terre. E se vi ricordate, l'ho detto da generale. Altra cosa che io chiedo di inserire, che anche altri reati ambientali, vi faccio 2 esempi. Illecito gestione dei rifiuti e traffico non organizzato dei rifiuti, che oggi sono dei reati contravvenzionali che si prescrivono in 4 anni e mezzo nel massimo, diventino delitti con un termine di prescrizione più ampio, ma che con una misura afflittiva più consistente. E chiedo la terza cosa, l'ho detto prima fuori, il principio esplorato europeo e italiano: chi inquina paga. Andiamoci a prendere i beni col sistema del sequestro ai fini di confisca allargato, che è una norma che nello Stato già esiste, ma si applica solo ai mafiosi. Io chiedo che si applichi agli ecomafiosi, che per me non sono solamente coloro che sono associati a un clan, ma sono coloro che hanno inquinato le nostre terre.